venerdì. Io sono arrivato allo studio di Mario. Mario era stato ucciso da poco. In quel momento potete immaginare che tempesta di sentimenti si può agitare nella mente e nello spirito di ciascuno di noi. Perdi una persona amica, rifletti sul perché accade un crimine così feroce, pensi alla tua comunità, alla tua città e ti chiedi: ma che cosa sta succedendo? Perché è stato possibile un atto così orribile? Io credo che nonostante tutte le contraddizioni e tutte le caratteristiche, però ci tengo a precisare, sono di ciascuno di noi, Mario ha costantemente colto i limiti della nostra convivenza. Li vedeva sotto tanti aspetti. In primo luogo vorrei precisare che prima che blogger Mario era un avvocato e ci teneva moltissimo. E quando scherzavamo, ci prendevamo in giro a vicenda, lui era solito dire: non dimenticare che io sono un avvocato. E poi aggiungeva: e sono stato anche bravo come avvocato. Io facevo il penale, questa cosa lo riempiva di orgoglio. E tutti sanno che le sue analisi, le sue riflessioni erano sempre molto acute, anche perché aveva una grande preparazione alle spalle. Il blogger è diventata per lui l'attività principale quando in qualche modo è venuta via via meno l'attività professionale. E allora ha cercato di trasformarla nella sua passione civile. Ha fatto del blog un modo di parlare di tutto, con tutti, su tutto, come sapeva fare lui. Credo che volesse attraverso il blog anche parlare a chi non c'era più vicino a lui. E lui sperava che lo ascoltasse, perché c'è stata anche una grande, grandissima tragedia nella vita di Mario, che è stato l'allontanamento di una parte rilevante della sua famiglia, che l'ha fatto soffrire moltissimo. Però io credo che Mario non immaginasse neanche lui, che pure non aveva problemi di autostima, tanto chi lo conosce lo sa, che potesse determinare nella nostra città questa reazione così grande e, permettetemi di dirlo, così bella. Perché Mario evidentemente, al di là delle sue stesse volontà, aveva scavato dentro il corpo di questa comunità. A suo modo si era fatto capire, e come se si era fatto capire. Eppure nei contrasti che lui determinava, in alcuni momenti cercava, non erano solamente casuali, li voleva, perché forse da questa dialettica poi nasceva il suo modo di essere, di pensare, di riflettere, di indagare, di denunciare. Ora Mario non c'è più. Io credo
che il migliore insegnamento di tutta questa vicenda, lo dobbiamo a Mario, sia quello di non lasciar cadere la ragione di Luigi quando dice, è già capitato da altre parti, che non cada il silenzio su questa vicenda. Certamente gli investigatori, i magistrati, le forze dell'ordine stanno facendo un grandissimo sforzo e capisco anche la grande difficoltà che c'è a portare avanti un'indagine di questo genere, perché quando una persona da sola in 4 minuti riesce a scendere dalla macchina, arrivare allo studio di Mario, ammazzarlo ad andare via, dobbiamo chiederci anche che tipo di personaggio sia stato il suo assassino e che cosa e quali forze si muovono dietro un'azione di questo genere. Non far cadere l'attenzione è quello che noi dobbiamo a Mario, ma io penso che lo dobbiamo soprattutto alla nostra città e a tutta quest'area territoriale. Noi dobbiamo capire l'insegnamento che io voglio cogliere da tutta questa vicenda, al di là degli affetti, dei sentimenti personali che pure in questo momento affollano la mia mente, e che questa comunità tutta intera non solo ha reagito, ma deve essere anche tutelata e protetta. Noi non abbiamo anticorpi per difenderci da atti così efferati, perché nella nostra storia, questo non lo deve dimenticare nessuno, questo è il delitto più grave avvenuto a Formia dal dopoguerra ad oggi. E parlo del dopoguerra perché conosco meno la storia degli anni precedenti, ma non credo che ci sia stato mai un delitto di questa gravità. Ecco, allora che dobbiamo trovare tutti insieme la forza. Qui non c'è nessuno, sia chiaro, che ce la fa da solo. Ce la facciamo se diventiamo squadra, come siamo squadra in questi giorni, come lo siamo stati l'altra sera alla fiaccolata, come lo siamo oggi in questa partecipazione straordinaria, come lo siamo con tanti altri esponenti delle istituzioni, presenti altri sindaci, presenti qui insieme a noi. Evidentemente il messaggio forte che ciascuno di noi sente in questo momento di raccogliere è la protezione delle proprie comunità. E io voglio prendere questo impegno, voglio prendere di fronte al corpo senza vita di Mario, che noi faremo di tutto insieme per fare in modo che questa città, che Mario amava moltissimo, che questa città che è stata per tanti anni la sua vita, venga tutelata e preservata, e che quelli che oggi sono i suoi abitanti più indifesi, e cioè i bambini, rispetto ai quali Mario avvertiva una tenerezza profonda, per questo li fotografava, perché erano un'immagine dell'innocenza, e anche su questo qualcuno in alcuni momenti non è stato tenero nei giudizi. Anche per questo, per questi bambini, noi dobbiamo lavorare tutti quanti uniti. Mario voleva questo, di questo ne posso essere testimone, e noi dobbiamo continuare tutti quanti insieme, prendiamoci per mano, stringiamoci forte, insieme ce la faremo a salvare questa città e tutte le comunità del nostro comprensorio.
dopo aver elevato la nostra fiduciosa preghiera, il suffragio del nostro fratello Mario, gli rivolgiamo ora l'estremo saluto. Lo aspettiamo con l'acqua del battesimo. Onoriamo il suo corpo con il profumo dell'incenso e sale a Dio con la nostra preghiera. Lo salutiamo con il canto della nostra fede, nell'attesa di innalzare con lui l'inno che dall'eternità risuona nelle sedi celesti. Consegniamo l'anima del nostro fratello Mario. Confortati dalla sicura speranza che insieme a tutti i defunti in Cristo, con lui risorgerà nell'ultimo giorno. Ti rendiamo grazie, Signore, per tutti i benefici che hai dato al tuo servo in questa vita, segno della tua bontà verso di noi e della comunione dei santi in Cristo. Nella tua misericordia senza limiti, ascolta, Signore, le nostre preghiere. Apri a lui le porte del paradiso e a noi che restiamo qua giù, dona di consolarci a vicenda con le parole della fede, fino al giorno in cui saremo tutti riuniti in Cristo e potremo così vivere sempre con te e con il nostro fratello, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace.